Io voglio fare il giornalista. Lo sapevo che mi dicevi questo. E magari vuoi fare pure il giornalista, no? No, perché anche qua ci stanno due categorie. Ci stanno i giornalisti e i giornalisti impiegati. Io a verità ho scelto la seconda categoria. Ma devo dirti la verità, non mi trovo male, sì. Tengo la macchina, tengo la casa, tengo l'assistenza sanitaria e tengo pure cane. Perché i giornalisti, quello sono tutta un'altra cosa, Giancarlo. L'inchiesta che stai facendo, io non ne voglio sapere niente. E da retta a me, questo non è un paese per giornalisti. Questo è un paese per giornalisti impiegati. A Napoli avevano fermato le rotative, aspettavano il mio pezzo per chiudere la prima. Stava succedendo quello che avevo sempre sognato da quando avevo deciso di fare il giornalista. La cattura di Valentino Gionta potrebbe essere il prezzo pagato da Nuvoletta per mettere fine alla guerra col clan di Bardellino. Ma adesso dobbiamo arrivare fino in fondo e scoprire gli insospettabili. Perché come ha detto un senatore dell'antimafia, se un consigliere comunale, un assessore, un sindaco intrattiene rapporti con la camorra, va allontanato. Va bene. Grazie a voi, Ari. Brutte notizie, Giancarlo. C'è casino al giornale. Il sindacato sta facendo il pazzo, stanno troppi abusivi. Mo mi ha chiamato il direttore e hanno deciso di tagliare. Meno abusivi. Bene. E più giornalisti, Gianca! Sei stato promosso, te ne vai a Napoli! Veramente? Ti si è fottuto la paura, invece... Andato a fare un cambio ferie, tu e il chilo fudente dell'amico tuo, e da ottobre nuovo contratto da praticante, quasi giornalista. Sono proprio contenta, Gianca, perché te lo meriti. Gianca, mo che stai a Napoli, grazie. Metti una buona parola pure con me. Gianca! Giancarlo! Ho saputo! Auguri! Anche a te, Enrico, tanti auguri. No, no, a te solo. Perché? Io mollo. Cambio lavoro. Ma che dici? Torno a fare l'avvocato. Oddio, ci provo. Mi mancano due esami. Ma scusa, ma non era quello che volevamo? Abbiamo aspettato 5 anni. Guardami, Gianca. Io mo sto bene. Hai capito? E sono contento. Sono contento che ho deciso. Però mi abbandoni. Quello mai. Tu sei l'amico mio. Ma chi è questo giornalato? Sto giornalista non cazzo. Chi sto... Giancarlo Siani. Ma che ha scritto? Che ci siamo venuti a Valentino, il nostro alleato. Chi lupa Valfiere? L'hanno fatta apposta, per c'è tutta merda angolo a noi. Ma quasi anni che la casa fa a stecca. Sì, quello che sa la fobba. E beh, a chi lo conosco. Che ci dobbiamo fare? Una tirata d'orecchie. Ma qua tirata d'orecchie. No! Quelli se lo fanno, dopo me la collano a me. Tu ci devi dire che io non li credo, che loro mi hanno tradito. Come vuoi tu?